Dunque, dobbiamo entrare in Vaticano. Ma andiamo andare su. Là. No. Ah, non ce la fa, eh. Cioè, non sono abbastanza sporgenti quelle piastrelle. Qualcuno? Castel Sant'Angelo. Eretto tra il 135 e il 139 come tomba dell'imperatore Adriano, Castel Sant'Angelo fu progettato leggermente più grande del mausoleo di Augusto. Perché, come questo database ha dimostrato più volte, le dimensioni contano. L'edificio fu convertito in fortezza militare nel 401 e venne prontamente saccheggiato nel 410 dai Visigoti, che dispersero le ceneri di Adriano. Ciò che rimase venne, per così dire, riciclato, ossia fu requisito dal Vaticano. Nel XIV secolo la tomba fu convertita in castello pontificio e collegata a San Pietro tramite una galleria coperta chiamata Passetto di Borgo, rispecchiando l'aspetto deliziosamente sadico del potere papale del Rinascimento. Il castello conteneva sia appartamenti sontuosi che galere. Giordano Bruno, illustre filosofo e scrittore, vi rimase imprigionato per 6 anni. Le esecuzioni si svolgevano nella piccola corte interna per il diletto del Papa. No. Là, addosso! Scusate, non mi ricordavo più che c'erano le guardie, ma fa niente. Dai. Attiratelo, prendetelo alle spalle. Hanno attaccato insieme, incredibile. Pazienza, dovrà prendere dei rischi. Colpiremo allora. Ah, non c'è la possibilità di disarmare, eh? Ok, uno è andato. Voglio mandarti all'inferno. Pure io. Non posso disarmare neanche quello con l'asta... No, così. Sì, la picca. Sì che posso. Ok, adesso la uso pure. Ecco. Perfetto. Toh. Nella schiena. Sei rimasto solo tu, bello. Ah, ti fai prendere. Adesso però posso ecco, adesso muori. Ok. Allora, leva. C'è un'altra altre guardie. Sì, come faccio a evitarle, scusate. No, non mi posso arrampicare. No. Sì, posso evitarle. Come faccio? Giro, 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 giro. Basilica di San Pietro. L'antica basilica di San Pietro, risalente al 326, aveva una pianta a croce latina. Diversamente da quella odierna, un quadriportico chiamato Giardino del Paradiso accoglieva i fedeli e li accompagnava fino al portale d'ingresso della chiesa. A differenza dei templi pagani riccamente decorati, la facciata di San Pietro si presentava spoglia. Per fortuna nostra, il cattolicesimo vinse le sue remore in materia di lusso prima di costruire la basilica nel Rinascimento. Ah, scusate, ho detto malissimo. Allora, per fortuna nostra, il cattolicesimo vinse le sue remore in materia di lusso prima di costruire la basilica nel Rinascimento.
Certo, si potrebbe obiettare che a quel tempo la chiesa era incredibilmente corrotta, ma la bellezza esige sempre un pezzo da pagare. La basilica è stata costruita sopra l'antico circo di Nerone, ma toglietevi dalla testa l'immagine di circo in senso moderno. Lo spettacolo più amato erano le crocifissioni dei cristiani. Che bello. San Pietro, come molti altri, fu martirizzato qui. La basilica sorge dunque su un luogo anticristiano, che è così scomparso dalle mappe. Forse l'imperatore Costantino, il suo fondatore, ha voluto cancellare ogni traccia del sanguinoso passato di questo luogo. Non sapevo. Ok, stiamo girando intorno, non so se vi siete accorti. E uno. E due. No. Ah, ecco. La leva. Che? Ah, ma c'era uno qua, mica me ne ero accorto. Ok. Qua c'è il gruppetto armato, mi sa che devo affrontarli tutti. Cioè, ma ce n'è uno che gira da solo e questi che girano in quattro. Ma dividetevi, no? Sennò poverino quello che gira da solo. Se non scende, no! Sta scappando! Assassino! Okay. Assassino! Beh, direi che c'è il cavallo al punto giusto. Ma che male alle palle, però, scusate, non si è fatto male. Via. No! Ma io pensavo... Pensavo che il cavallo li avrebbe investiti. No? Non salti? Allora salto io. No, ma non così. Oh! Chiudete i cancelli! Fermate l'intruso! Dai che ce la fai. Ok. Via, via. No, povero cavallo, dai. Aspetta, aspetta, mi sa che qua devo azionarlo io il cancello. No. Sì, ma che palle, anche qua a Roma. Lanciano i sassi. No. Dai che non ci arrivate. No. Palle. Avete finito di rompere le palle, eh? È inutile combattere, lo sapete che vinco io. E basta. Che cavolo. Oh. Dai, picca. Grazie, dammela. Sì, questa è la barba, penso. Mi serviva. Il grande assassino, ma per favore, non durerai un minuto. Tu non duri un minuto. Te. Oh, nella schiena. Oh, e che cavolo. Vabbè, ascolta, lui lo ammazzo perché... Visto che anche di spalle, ne approfittiamo. Poi c'è la paglia, perfetto. Ah, non devo azionare nessuna leva. Silenzio, grazie. No, non c'è più nessuno. Visto? Ok. Di soppiatto. Che tenuta, pizza. Qua mi sono fatto scoprire, ma... Ok. Due. Anche solo tu. Ecco. Mi stai facendo,
silenzio. Giù, là, sta scappando. Ok. Pare un po' inutile nascondersi. Permesso. Se io vado su. Ecco. Ah, devo essere. Beh, fa niente. Che vengano pure qua. Prenderselo alle spalle mentre io lo tengo occupato. Dai. Ecco, in pancia. Con i tuoi visceri ci decoreremo la piazza. Sì. Avanti ora. Aspettate il momento. Allora. Muori, va. Niente, para, para. Ecco. Lo stiamo perdendo. No, no, mi avete perso. Aspetta un attimo. Vediamo. Per essere un cadavere è veloce. Ovviamente sono fermo. Ma mi devo uccidere. Prendiamo trascattato. Ho idea che vi devo uccidere. Ecco. Noi ti rompiamo la faccia. No, aspetta. Aspettate il momento giusto. Aspetta, appunto, devo aspettare il momento giusto. No. Cavolo. Oh. Te. Mamma mia. Basta, non si staccava più. Ok. Non farti scoprire. Ah, adesso non mi devo far scoprire. Beh, insomma. Anche se sono nero, un pochino mi differenzio da questi monaci. Però... vediamo, allora c'è una guardia, però è di spalle, ma io faccio così, voglio essere sicuro. Sono andato, sono girati di spalle. Ah, qua si muovono. Qua si muovono. Devo stare più attento. Proprio esempio. Tu muori. Perché preferisco eliminarle, che dopo magari mi creano problemi. Sono tutti pazzi. Meglio ho ucciso. Basta che però i monaci non fuggano. Santa Croce, dove arriva? Proteggimi. Aspetta, questi tanto non hanno fatto una piega. Sono solo di passaggio. Non c'entro niente. Santa Croce, proteggimi. Aspetta. Sì, ma questo è proprio girato di qua. Ah, però non m'ha visto. Adesso sta facendo il giro. Mercenario. Santa Croce, proteggimi. Capitare. Da dove arriva? No. Eccolo. Di qualunque cosa si okay. Tratta, voglio starne fuori, vi prego. Allora, c'è nessuno qua, sembra. Credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem cieli e terre. Bella Sistina. La Cappella Sistina, ispirata all'architettura del Tempio di Salomone, è la stanza più famosa degli appartamenti vaticani,
che costituiscono la residenza papale. I celebri affreschi sul soffitto della cappella non erano ancora stati realizzati nel 1503, perciò è inutile cercare il dito di Dio proteso verso Adamo. Ma gli affreschi che ornano le pareti opera tra gli altri di Pietro Perugino, Sandro Botticelli e Domenico Ghirlandaio non sono certo da meno. Essendo la cappella personale del Papa, spesso vi si celebrava la messa, ma è anche il luogo in cui, alla morte di ogni Papa, si tiene il conclave. I cardinali vengono rinchiusi nella cappella e non possono uscirne finché non viene eletto un nuovo Papa. Sono le fumate che fuoriescono dal camino ad annunciare l'avvenuta elezione e la liberazione dei cardinali. Ma la cosa peggiore è che nessun cardinale, a meno che non fosse malato, poteva portarsi più di un servitore all'interno. Che crudeltà. Sì. Et civilium omnium et invisibilium. Ok. Et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei Unigenitum. Et ex Patre Natum ante omnia secula. Diamo, Deum prendo, de Deo, Lumen de Lumine Deum Verum de Deo Vero. Genitum non factum consubstantialem patri per quem omnia facta. Mi sembra troppo bello. Qui propter nos homines et propter nostram salutis. Pensavo di aver superato tutto questo. E invece no. Ho atteso troppo a lungo. Perso troppe cose. Requiescasi in pace, bastardo! Non credo proprio. Ma no, l'aveva preso, no? No! Ah, il bastone, eccolo lì. Come puoi resistere? Capisco. Grazie di avermi portato la mela. Ora dammela! Vai a farti fottere! Sempre combattivo, come tuo padre. Beh, gioisci pure, ragazzo, perché lo rivedrai molto presto. Tu la darai a me. Come vuoi. Ah, come... Sì, come era Al-Mualin. Affascinante. Un potere immenso. Ma se credi che ti possa salvare, sei un illuso. Attacchiamolo, ragazzi. Ragazzi. Tutti insieme, dai. Nessuna tregua. Ti farò a pezzi, assassino. Ma veramente sembra che sto attaccando solo io. Però... Sì, ma ragazzi, contribuite, eh. Facendo tutto io. Un quadratino di vita gliel'ho tolto. Ecco, due quadratini. Vai, nessuna pietà. No, dai, metterti in mezzo, però. Quanto credi di poter continuare così? Il tempo necessario. Aia. Non puoi fermarmi. Ah, non posso contrattaccare. Era comprensibile, però. Ah, non posso neanche guarirmi. Aia. Ah, no, ok. Ma inutile. Ah, perché viene in automatico da contrattaccare, maledizione. Vai, ragazzi, non dai però. Fermarmi. Cos'è servito creare delle copie se poi faccio sempre tutto io? Non so, dai. Quanto credi di poter continuare? Ok, preso. Mancano due quadratini. Fai bene a temermi. Dai, su. Però non sembra.
Cioè, dovrebbe essere un bastone, sì, ma d'acciaio. Eppure il rumore mi sembra... Mi sembra acciaio. Vabbè. Dai, su. Rodrigo, fatti uccidere. Ti farò a pezzi, assassino. È solo un quadratino, dai. Ok. No, non l'avrai mai. È finita, Rodrigo. Smetti di combattere e farò in modo che la tua morte sia rapida. Davvero, Ezio? E tu al posto mio ti daresti per vinto così facilmente? Che fa? Vediamo di scoprirlo. Sparito. Sì, vabbè, ma scusa. Cioè, praticamente gliela abbiamo data noi. Ah, si mette sul bastone, pensa a te. E ora mi occuperò di te. Cioè, che ci fa? Ah. Ma così è troppo facile. Che codardo. Però siamo ancora vivi. Attenzione. Attenzione. Però siamo anche in forma. Va. Posso muovere così liberamente. Uno e due. Assassino di Goborgio, recupera il frutto dell'Eden. Questi però sembrano dei neon, Boh. C'è strano. Come mai questo? Infatti. Eccolo lì. Vado giù. Apriti, maledetta! Apriti! È finita, Rodrigo. Niente più trucchi, niente più antichi manufatti, niente più armi. Vediamo di che pasta sei fatto, vecchio. E va bene, se è questo che vuoi. Però scusa, ci ha coltellato. Siamo così in forma. Che cos'è che vuoi dalla cripta, Rodrigo? Non sai che cos'è questo video all'interno? Vuoi dirmi che il grande e potente assassino non c'è ancora arrivato? Arrivato a che cosa? Dio. Lì dentro c'è Dio. Ma fammi il piacere. E ti aspetti che io creda che Dio vive sotto il Vaticano? Sì, infatti. Un'ubicazione più logica che un regno tra le nuvole, ne convieni? Circondato dai cori degli angeli. Un'immagine deliziosa, certo. Ma la verità è mille volte più interessante. No, sta andando meglio di prima. Supponiamo che io ti creda. Cosa pensi che farà quando aprirai quella porta? Non mi importa. Non voglio approvazione. Voglio il potere. E credi che vi rinuncerà? Qualunque cosa attenda oltre quel muro non potrà resistere al bastone e alla vela. Sono creati apposta. Per aprirla. Dio dovrebbe essere onnisciente e onnipotente. E tu credi che due vecchie reliquie possano nuocere? Infatti. Tu non sei nulla, ragazzo. La tua immagine dei creatori viene da un vecchio libro. E bada bene, è un libro scritto da uomini. Ma se sei papa, come puoi rinnegare il testo centrale della tua fede? Questo qui è papa perché vuole il potere. Non ti facevo così, ingenuo. Sono diventato papa perché mi dava l'accesso. Mi dava il potere. Tu pensi che io creda una singola maledetta parola di quel libro ridicolo? Tutte menzogne e superstizioni, come ogni altro testo religioso scritto negli ultimi 10.000 anni. Oh.
Oh, sto premendo. Sto premendo. Non puoi. Non puoi. È il mio destino. Il mio. Io sono il profeta. Convinto. Non lo sei mai stato. Falla finita, allora. No. Ucciderti non mi ridarà la mia famiglia. Ho finito con te. Ma come? Tutto nulla è reale. Tutto è lecito. Requiescat in pace. Cioè, abbiamo ucciso tutto, di tutto e di più. Abbiamo ucciso. E l'unico che dovevamo uccidere non lo uccidiamo. Vabbè. Va bene, va bene. Ecco. Non li posso portare. Posso portarmeli dietro questi? No. Va bene. Allora andiamo a scoprire un po'. Ma che roba? Fammi vedere con l'occhio dell'aquila. Che roba. Segni strani. Salute, profeta. È un bene che tu sia giunto. Vediamola. Per renderti grazie. La mela. Dobbiamo parlare. Chi sei? Ho molti nomi. Quando morì, era Minerva. Oh. Prima, Merva e Mera. E così via. E anche gli altri. Giunone, un tempo chiamata Uni. E Giove, un tempo chiamato Tinia. Voi siete... Dei? Gli dei. No, non dei. Siamo solo venuti prima. Anche mentre camminavamo sulla terra, la tua razza cercava di comprenderci. Eravamo più avanti nel tempo. Le vostre menti non erano pronte. E nemmeno ora. Forse mai. Non importa. Magari non comprenderete noi, ma comprenderete il nostro monito. Dovete. Fatico a comprendere ciò che dici. Le nostre parole non sono rivolte a te. Infatti guarda me. Ma che stai dicendo? Non c'è nessun altro qui. Basta. No. Non intendo parlare con te, bensì attraverso di te. Tu sei il profeta. La tua parte l'hai fatta. Tu sei il suo tramite, ma ti prego, taci. Lasciaci comunicare. Va bene. Ascolta. Dimmi. Quando eravamo ancora carne, la nostra casa ancora intera, la tua razza ci tradì. Noi che vi avevamo creato, che vi avevamo dato la vita. Noi eravamo forti, ma voi eravate tanti. E bramavamo entrambi la guerra. Eravamo così concentrati sulla terra che trascurammo di guardare il cielo. E quando lo facemmo, il mondo bruciò finché non restò altro che cenere. Doveva finire lì e basta. Ma vi avevamo fatti a nostra immagine, fatti per sopravvivere. E così facemmo noi. Eravamo in pochi, sia noi, sia voi. Ci volle sacrificio, forza e compassione. Ma ricostruimmo. E mentre la vita tornava sul mondo, cercammo di assicurarci che questa tragedia non si ripetesse. Ma ora stiamo morendo. E il tempo è contro di noi. La verità si è fatta mito e leggenda. Ciò che creammo viene frainteso. Possano le mie parole preservare il messaggio e ricordare ciò che abbiamo perduto.
ma possano anche portare speranza. Devi trovare gli altri templi, costruiti da chi sapeva rifiutare la guerra. Volevano proteggerci, salvarci dal fuoco. Se li trovi, se la loro opera verrà preservata, lo sarà anche il nostro mondo. Fai in fretta, il tempo stringe. Stai in guardia contro la croce. Saranno molti i tuoi nemici. Molto, molto interessante. Altro da dire? È finita. Il messaggio è recapitato. Ora lasceremo questo mondo. Tutti noi. Non possiamo fare di più. Il resto è in mano tua, Desmond. Che cosa? Chi è Desmond? Non capisco. Ti prego, aspetta. Mi restano mille domande. Ma tu sei solo il tramite. Ma che cazzo? Proprio così, guarda. Ma scusate, cioè così finale, così come il primo, improvviso, senza avvisare. E basta. Ma vabbè. Allora, sì. E molto molto interessante. Quindi praticamente sì, quelli. Abbiamo meno di 10 minuti. Mi serve prima. L'equipaggiamento. Pronti ad andare prima che. Desmond. Sì, sì. Va bene, Sean. Voglio che tu e Rebecca sgomberiate tutto quello che c'è qui e lo carichiate sul furgone. Tu e io ci occuperemo dei Templari. Cosa? Sono qui? Sapevamo che prima o poi ci avrebbero trovato. Anzi, mi sorprende che ci abbiano messo tanto. Andiamo. Vabbè, ok. Quindi sto ancora giocando, va bene. Allora, i saluti li diciamo dopo. Allora, qual è il piano? Ce la battiamo da qui e poi? C'è un'altra casa sicura. Abbiamo compagnia. Sì. Il furgone è poco più avanti. I Templari stanno arrivando. Abbiamo compagnia, sì. Signor Miles, che piacevole svolta, del tutto inattesa. Temevo che avrei perso molti altri uomini per trovarvi. Che gentili a risparmiarmi la fatica. Che cosa vuole, Vidic? Che torniate a casa. Ci siete mancati. Abbiamo così tanto lavoro da fare tutti assieme. Non succederà, Warren. Purtroppo continua a deludermi, signorina Stillman. Le ho salvato la vita una volta, se lo ricorda? Ed è così che mi ripaga? Mi ha salvato solo per continuare i suoi esperimenti, distruggendo la vita delle persone. E per cosa? Oh, la solita frusta obiezione. E dire che, se ben ricordo, lei era dalla mia parte. Le sue mani sono sporche del loro sangue, quanto le mie. Devi assolutamente fermarlo. Ci provo. Cazzotti? Ah no, ci abbiamo la lama, sì, non ci avevo fatto caso. Quindi, ok. Beh, adesso abbiamo acquisito le abilità di Ezio, quindi, deve essere una cagata. No, aspetta, ok. Perfetto, altri. Ok. Sì, scommetto che tanto i video di cuore non li sta guardando nessuno, eh. Ok. Posto. Ah no, ce ne sono ancora. Dai. Ok. No. Ok. Olle. Sì, va bene, parole. Va bene, la schiena. Non direi. Parla un po' più alto, però, ti sento poco.
Posso ammazzarti? No. Oh oh, Doc. Siamo io e lei da soli, a quanto pare. Si goda pure la vittoria, signor Miles, per quanto è finita. Desmond, dobbiamo andare! Sì, sarebbe anche ora, eh. Ah, eccoti, avanti! Aiuta Lucy a salire! Su, svelto, dobbiamo andare! Avrai la tua vendetta, Desmond. Warren farà la fine che merita. Te lo prometto. Che succede ora? Dove andiamo? C'è un capanno a nord. Là saremo al sicuro, almeno per un po'. Devo analizzare i dati della tua sessione per capire cosa succede. E poi? Ecco fatto, ora sei collegato. Ci aspetta un bel viaggio. Ho pensato che nel frattempo volessi dedicarti a Baby. Bene, ma ho qualche domanda prima. Che cosa diavolo era quella nella cripta? Quello che hai visto conferma i miei timori. I Templari non sono un vero pericolo, proprio per nulla. E qual è allora? Il sole? Cosa ci farà? Brucerà la terra? Ne dubito, ma... non so. Ultimamente si è parlato dell'indebolimento del campo magnetico terrestre. Basta un'eruzione violenta per invertire i poli e l'orientamento geomagnetico. Almeno in teoria, ma se accadesse, la Terra diventerebbe geologicamente instabile. Molto instabile. Sembrano vaneggiamenti di pseudoscienziati, ma... è certo che una catastrofe avesse colpito gli uomini della prima civilizzazione. E quella donna, come si chiamava? Minerva, giusto? Sembrava convinta che sarebbe accaduto una seconda volta. Cioè, in ogni caso, siamo fottuti. Già. Yeah. Non saprei. Andiamo avanti coi video. E tu continua a scavare nei ricordi. Potresti scoprire altro. D'accordo. Sarà bene che inizi. Finito? O avete qualcos'altro da dire? No, forse è finito. Vabbè, stavo dicendo che praticamente... eh sì, gli umani sono stati creati da questi esseri, coloro che vennero prima, quindi alieni praticamente. Poi è accaduta una catastrofe, gli umani sono ribellati, eccetera. E alla fine questo è il risultato praticamente. Interessante, molto interessante. E niente, che dire, i DLC che erano compresi li abbiamo già fatti. Quindi ci vediamo con Brotherhood, che è il capitolo successivo. E andiamo avanti con la nostra storia. Un saluto ragazzi e al prossimo video.